Comazza del Vallo si conferma capitale non solo adesso del Mediterraneo, città multietnica, multiculturale, multireligiosa, una città che non guarda soltanto però ai paesi rivieraschi del Mediterraneo, ma che suscita anche l'interesse dei paesi dell'est come la Polonia. Beh, indubbiamente Mazara del Vallo cammina sulla sua vocazione. Mazara del Vallo nei secoli, nella sua storia, è sempre stata città dell'accoglienza e dell'ospitalità. Qui si sono succedute civiltà e storie completamente diverse, l'una sembrava contraddizione dell'altra, ma quando è arrivata Mazara del Vallo è diventata integrazione della precedente e premessa per il futuro. Era naturale che Mazara del Vallo assumesse nel Mediterraneo e in Europa questa funzione di trascinamento delle città multiculturali e multietniche. Questo bellissimo rapporto che sta nascendo con la città di Bialystok si rafforzerà, perché oltre a incentivare i rapporti tra il mondo studentesco creeremo anche condizioni, io spero, interessanti dal punto di vista turistico. Ai nostri uffici abbiamo dato incarico di predisporre una serie di progetti nel rapporto proprio alla multiculturalità e alla multietnicità, e pensiamo di coinvolgere più pienamente le istituzioni di quel paese. Sindaco, Mazara e Bialystok unite dall'esperanto, ma si è anche scoperto che sono entrambe due città multietniche, multiculturali, multireligiose, quindi un cammino che è nato nel dicembre del 2012, che prosegue oggi e che continuerà ancora negli anni futuri. Tak, to prawda, mimo dość dużej odległości między nami. È vero, anche se siamo molto distanti uno dall'altro, ci separano tanti chilometri, ma si riconosce che abbiamo qualcosa in comune, e questo fatto che ci unisce già ha avviato la collaborazione anche fra gli studenti, che un gruppo polacco è arrivato in passato a Mazara e adesso un gruppo di studenti di Mazara andrà a trovare la nostra città. Noi sappiamo che la comunità europea stanzia fondi per i progetti futuri, quindi speriamo che i nostri giovani riusciranno a sviluppare progetti comuni anche per i contatti, relazioni, ma anche voglio sottolineare che, vedendo che Mazara del Vallo è famosa per le attività, per l'agricoltura, la pesca, voglio dire che la nostra città ha altri vantaggi. È molto famosa per la produzione del latte, formaggi, e chissà, magari riusciremo a trovare qualcosa per sviluppare progetti in futuro.